Ciao a tutti, non mi vedete perché è proprio il sole alle spalle e che ci crediate o no, questo video è stato registrato il 15 aprile. Eh sì, sono caduti un 10 centimetri di neve. Di cos'è che voglio parlarvi? Anzi, quasi quasi vi mostro gli alberi così almeno non avete il sole davanti. Vi parlo di libertà di parola perché è venuto di recente un evento che mi ha fatto riflettere su questo. L'evento è che, come chi legge il mio blog saprà, sono stato licenziato. Assieme ad altre più di 80 persone, la compagnia ha deciso di chiudere una certa area in cui noi lavoravamo. Quindi sono alla ricerca di lavoro e alcuni di voi mi hanno saggiamente fatto notare, questo è un po' ghiacciato il laghetto, mi hanno saggiamente fatto notare come l'esprimere così la mia opinione, sia con questi cammini a 15 penso, sia con condivisione di post e contenuto politico in Facebook, possa essere un po' rischioso, perché sì, perché chiaramente queste cose sono opinioni personali, possono non piacere a tutti e inevitabilmente condizionano le scelte di potenziali datori di lavoro. Allora, quando si parla di libertà di parola, spesso si pensa alle possibili repressioni da parte dello Stato, e questo sicuramente è una cosa importantissima e fondamentale, però non c'è solo questo. In realtà la libertà di parola è molto limitata, non solo in Russia, ma anche in Italia e nell'Occidente, perché non tutti hanno il lusso di possono permettersi di esprimere le proprie opinioni liberamente, senza paura di ripercussioni gravi sulla loro vita, come può essere il trovare o non trovare un posto di lavoro. I giornalisti, i politici, opinionisti famosi che vanno in televisione, quelli sì, possono permettersi di esprimere le loro opinioni, fa parte del loro mestiere e beati loro, diciamo, da quel punto di vista. Noi comuni mortali, però, dobbiamo stare molto attenti. E qui si può dire, vabbè, libertà di parola vuol dire che tu sei libero di esprimerti, non vuol dire che sei, come dire, che tutto quello che dici non avrà conseguenze. Sì, sono d'accordo su questo. Però comunque è una falsa libertà di parola. Allora, i datori di lavoro più grossi, le compagnie più grosse a livello internazionale specificano ben chiaramente sulle loro pagine in cui diciamo invitano le persone come si dice, ad aggiungersi alla loro compagnia, dove in pratica mostrano tutto l'elenco delle posizioni disponibili di lavoro all'interno della compagnia, scrivono chiaramente che la compagnia assume senza riguardo a sesso, età, orientamento sessuale, razza, religione e orientamento politico anche. Quindi fin lì sembrerebbe che vada tutto bene. Dopo, in realtà è chiaro che quello che diciamo ha un'influenza. E voglio dire, poco cambia se è lo Stato, a livello pratico, poco cambia se è lo Stato a reprimere la tua libertà di parola o se è la società. Perché anche in Russia, lo Stato in effetti non reprime la libertà di parola o di opinione. Tu puoi dire quello che vuoi, e sono pochissimi casi, ecco, c'è la propaganda sull'orientamento sessuale, quello che non si può fare per legge. Però
Però per il resto si può dire di tutto su Putin, per esempio. Ci sono giornali di opposizione che lo criticano ferocemente e che dicono cose ben pesanti. E le ripercussioni che subiscono non sono da parte dello Stato, sono da parte di altre, della società, diciamo, che magari non gli rinnovano il contratto per l'ufficio dove lavorano, cose di questo tipo. Ecco, questo era il pensiero di oggi. Io ormai mi sono compromesso, ma cerco di non essere troppo esplicito in questi giorni. Vi saluto, buona giornata a tutti.